Nome? Nome? Emiliano. Cognome? Buttaroni. Che ruolo hai te nel film I ragazzi del 99? Sceneggiatore e soggettista. Si dice soggettista? Secondo me no, sceneggiatore. Sì, sto facendo la sceneggiatura, ho fatto la sceneggiatura a questo film, il soggetto è mio, era una commedia teatrale e ora è diventato, grazie a Paolo Sodi, che ringrazio tutti i giorni per aver creduto in questo progetto, è diventato una sceneggiatura per un lungometraggio. Senti, tanti si domanderanno come nasce una sceneggiatura. Nasce male. Allora, no, una sceneggiatura nasce da una visione. Sono tante piccole visioni unite insieme e il quadro completo è una sceneggiatura per un film. Può nascere dallo studio, può nascere dall'intuito, oppure da quella che chiamano talento. Io non ho né talento né studio, magari ho un buon intuito e è venuto un buon soggetto e una buona sceneggiatura. Speriamo poi che piaccia alla gente. Bene, allora un grosso in bocca al lupo e speriamo di vedere questo lungometraggio al cinema molto presto. Sì, viva il lupo, sicuramente funziona. Ciao, saluto, visto? Vabbè, faccio come quelli bravi. Ti è permesso tutto. Sì, io saluto. Sì, sicuramente si spera il progetto vada in porto, ma sicuramente andrà in porto. E fra l'altro andrà al cinema perché abbiamo già un contratto con la UCI Film, quindi andrà nelle sale, siamo felicissimi, stiamo cercando di fare del nostro meglio, aiutateci a credere in noi stessi. Nome? Paolo. Cognome? Sodi. Professione? Regista. Lavori attualmente in corso? Lavori in corso, stiamo realizzando un film sulla prima guerra mondiale dal titolo I ragazzi del 99. Come è nata questa idea? Questa idea è nata, il soggetto e la sceneggiatura sono stati di Emiliano Buttaroni, un grandissimo sceneggiatore che ho avuto la fortuna di conoscere attraverso Daniele Marmi, e che in principio era una sceneggiatura teatrale e da lì è stata trasformata in sceneggiatura cinematografica. Ecco, da quant'è che te hai iniziato questa carriera di regista? Da quando avevo da 14 anni, per me è sempre stata una grande passione che ho coltivato con gli anni fino a capire che doveva e deve essere in tutti i modi il mio futuro. Si dice quando un film è bello o brutto, la colpa o il merito è sempre del regista, è vero? È vero, purtroppo in entrambi i casi, però poi bisogna capire che dietro c'è tutta una squadra fondamentale che senza di essa il film non si può fare. Senti, e dove verrà girato questo film? Verrà girato fra Gorizia, Pistoia ed Arezzo. Dato che è un film di 100 anni fa, del 1999, ma bensì del 1899, esatto. Quindi diciamo le scenografie saranno completamente diverse da quelle attuali. Esatto, ci sarà un'attenzione particolare ai costumi, alle scenografie, appunto alle location. Sarà un film in costume, quindi un film molto impegnativo. Bene, allora ti facciamo un grosso in bocca al lupo e speriamo di vederti presto al cinema. Grazie mille, ciao! This is the end.